Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buon pomeriggio. Allora, Calafiore, ragazzi, Calafiore. La Juventus si ritira, non partecipa ad Aste. Calafiore molto vicino all'Arsenal. Ciao, ciao, ciao. Noi non partecipiamo all'Aste. Si sono finiti i tempi di Paratici dove si acquistava a domanda. La Juventus non partecipa, anche perché la Juventus, ribadisco, ha un piano B e un piano anche C potrebbe anche avere. E quindi lascia, diciamo, scorrere la questione Calafiori e non si butta in questa mischia. Il piano B quale sarebbe? Il piano B sarebbe Udinì, come ho sempre detto, farlo crescere, metterlo davanti a un mostro come Bremer, quindi farlo crescere. Poi, naturalmente, con l'esperienza di Motta, con la valorizzazione di Motta, con la protezione di un nuovo centrocampo, tutto naturalmente sarà più facile. Quindi noi stiamo tranquilli, ma ci potrebbe essere anche un piano C, un parametro zero, anche un po' datato, stagionato, però ci potrebbe essere un Hummels, un Varen, potrebbero anche starci queste varianti, per carità di Dio. Quindi la Venus, su tutto questo punto di vista, non è schiava, non rincorre fino alla morte Calafiore. Se Calafiore vuole la Juventus, si impunta, lui sa quello che deve fare, altrimenti può anche darsene all'Arsenal tranquillamente. Noi, ribadisco, non siamo con l'acqua alla gola. E quindi, e questa è l'operazione Calafiore. Semplicissima, poi non è che c'è tanto da discutere, semplicissima. Poi c'è un altro giocatore che io riporterei a Torino. Ragazzi, quotazione 25 milioni di euro. Ha finito il prestito con il Barcellona, è ritornato al Manchester City. Il Manchester City lo darà sicuramente nuovamente in prestito. E la Juventus di Giuntoli potrebbe chiedere anche un prestito con obbligo di riscatto per Joao Cancelo. Ragazzi, Joao Cancelo io me lo riprenderei subito con un prestito con obbligo di riscatto. Lo metto terzino destro, addirittura gli posso fare anche il terzo attaccante, perché Joao Cancelo per tecnica ce la sucono tutti, ce la sucono. Scusate il francesismo. Quindi io, Joao Cancelo, più di un pensierino glielo farei. Più di un pensierino glielo farei. Mi piace molto, è stato protagonista anche, se non sbaglio, nell'ultima partita. Quindi, perché no? Può fare tantissime gol, può fare anche se non sbaglio, anche il regista. Ribadisco, ha visione di gioco, ha tecnica, sa attaccare. E quindi io un pensiero su Cucciò Cancelo glielo farei. Tutto lì. Poche parole concrete, concise e niente. Calafiori, piano A, piano B, piano C, eventualmente, e Cucciò Cancelo. Ragazzi, io vi auguro una buona serata e massicci incazzate fino alla fine, forza Juve.